Io credo che noi dal congresso che abbiamo avuto sabato scorso ci sia la volontà di ricominciare e penso che questo sia anche la volontà nazionale quando andremo al congresso nazionale. Ricordo la battaglia per la loggia di Banti perché non rimanga chiusa. Noi riteniamo che la loggia di Banti, che è un patrimonio naturalmente storico, oltre che civile, venga riutilizzata il più presto e venga messa nella loggia di Banti un presidio di vigili urbani, dei vigili della polizia locale, che vediamo oggi quasi assente in città, nel centro cittadino. Ricordo la battaglia per la ferrovia Chioggia-Rovigo, per il suo mantenimento, per il suo rafforzamento, che è una tratta molto importante per Chioggia, soprattutto per chi va a studiare fuori Chioggia. Queste sono un po' le battaglie, poi siamo sempre stati presenti in tutte le iniziative, in tutti i comitati, come la nostra è stata una presenza attiva. E pensiamo di continuare anche se purtroppo le nostre forze sono talmente esigue che non ci permettono di presentare una lista nostra alle prossime elezioni amministrative. È un fatto molto negativo questo, che dovremo analizzare e poi superare in seguito. Dicono che adesso c'è una crisi della politica, non è vero, è sempre stato così. Poi la politica si rigenera e magari quello che sembrava impossibile ieri, oggi o domani può anche realizzarsi. Ma io penso già, continuo a dirlo, è perché non siamo presenti nelle istituzioni. Il nocciolo della questione è questa. Non siamo presenti nelle istituzioni e quindi anche se andiamo in mezzo alla gente, come andiamo sempre, poi non abbiamo uno scontro. Questo sarà un tema importante per i congressi che faremo in provincia e i congressi che faremo al nazionale. Certo c'è un pericolo, c'è una destra che dire che è fascista è poco. E ce ne ricordiamo chi sono i personaggi a Chioggia che rappresentano la destra. E quindi io credo che se dobbiamo dare un'indicazione sarà quella della pregiudiziale antifascista. Ma una pregiudiziale antifascista che non sia solo di facciata, ma che sia reale, ha capito? E quindi forse se daremo un'indicazione sarà proprio con la pregiudiziale antifascista, quella è importante, perché non vogliamo che la città vada in mano a una destra reazionaria della peggiore specie come è qui a Chioggia.